stamattina nell'incontro con il ministro Angelino Alfano, dopo una disamina dei problemi della giustizia, il ministro ha toccato con forza il punto che la magistratura non sarebbe la magistratura che svolge il suo ruolo, ma sarebbe di parte con un obiettivo fisso: affondare Berlusconi. Io direi che possiamo partire da qui. In realtà il ministro Alfano ha fatto una critica a settori della magistratura, non a tutta la magistratura, una critica secondo me non fondata. Infatti mi sono permesso di dire che dappertutto si può criticare e si critica l'operato della magistratura, ma nessun paese si insulta il magistrato che ha emesso un provvedimento non gradito. E questo è quello che succede in Italia. Infatti, a mio avviso, occorre innanzitutto ripristinare alcuni comportamenti di rispetto reciproco tra politica e magistratura. E senza questi comportamenti nessuna riforma riuscirà a cambiare lo stato delle cose. E quindi che la politica smetta di insultare i magistrati che fanno sentenze non gradite e la magistratura applichi un po' di più a se stessa il criterio del riserbo. Quindi lei dice che la misura va trovata da entrambe le parti. A proposito del processo breve, è uno dei punti cardine del programma per andare avanti, laddove, come lei sa, dopo l'incontro a Villa Campari si è deciso di andare avanti. L'opposizione? Ma io ho detto che non siamo per nulla d'accordo su quella misura e, se mi permette il termine, scandalosa la norma transitoria. La norma transitoria vuol dire che queste disposizioni si applicano anche ai processi in corso, il che vuol dire sostanzialmente che da un momento all'altro finisce la giustizia per centinaia di migliaia di casi, e questo non è accettabile. Non è accettabile neanche la misura, la norma in sé, perché vede, noi abbiamo uffici giudiziari che hanno tempi assolutamente nella media europea, gli uffici giudiziari che hanno tempi lunghi il triplo degli altri. Allora il problema è andare a vedere per quale motivo quegli uffici giudiziari usano il triplo del tempo per fare lo stesso tipo di processo con le stesse norme. Andare a stabilire una legge che dice il processo dura x 5 anni, altrimenti si chiude, significa sostanzialmente non cambiare in nulla gli uffici giudiziari dove le cose funzionano, ma negare la giustizia a quelli dove non funzionano, perché tenga presente che quella legge non è che dei mezzi per funzionare, quindi i mezzi per funzionare non li dà, e stabilisce questa sorta di mannaia che sostanzialmente diventa una clausola di ingiustizia. Perciò siamo molto contrari a questa misura. Io credo che non se ne farà niente come intercettazioni, si perderanno un altro anno di tempo, poi si accorgeranno che non sono queste le cose che servono. Si impieghi il tempo per fare invece le cose che servono. A proposito delle cose che servono, c'è una situazione nelle carceri esplosiva. La popolazione carceraria italiana è intorno alle 66.000 unità e il governo ha presentato questo piano carceri, che è un piano di edilizia carceraria, dove si è stato detto in polemica che non risolverà i problemi perché la popolazione carceraria aumenta e quindi verrà praticamente assorbita in tempi rapidi, mentre invece il problema continuerà a essere lì, e quindi incidere invece su quella che viene ormai chiamata custodia cautelare, anche se nel diritto è stata chiamata sempre in un altro modo, e comunque su delle depenalizzazioni per evitare che appunto ci sia il ricorso al carcere comunque, non solo, ma che ci siano forme diverse, magari la restrizione di chi viene sospettato di alcuni reati in luoghi che non siano il carcere. Qual è la posizione del PDS? Ma guardi, la questione è questa: ancora oggi il carcere, come nell'Ottocento, è la pena principale. Questo è un gravissimo errore, perché i costi sono altissimi, i risultati sono mediocri o bassissimi, e non si ha alcun effetto di reinserimento sociale della persona che ha sbagliato. Vede, proprio il caso che lei fa del carcere ci convince di una cosa, che c'è bisogno di riprendere alcuni dati fondamentali, cioè bisogna cambiare alcuni fondamenti del suo sistema della giustizia. Il carcere non può più essere la pena principale, occorre individuare un ventaglio di pene, servizio per la comunità, servizio per la collettività soprattutto, per i reati meno gravi, lasciando al carcere i reati più gravi. Moltissimi stanno in carcere per sciocchezze, più della metà sono extracomunitari, persone che hanno potuto pagare un professore. Certo, tossicodipendenti, extracomunitari. Allora, io dico, tutta questa umanità può essere punita, perché bisogna punire chi sbaglia, se non ci sono concessioni su questo,
può essere punito in modo molto più funzionale al reinserimento, risparmiando un sacco di soldi perché la pena non costa niente e consentendo una punizione più civile per quelli che invece lo fanno in carcere. Il problema delle carceri comunque, mi perdoni Presidente, volevo dire, è stato rimbalzato da una maggioranza all'altra, è un problema che dura da anni. Ma molti di questi problemi non dipendono da questa maggioranza, magari questa maggioranza che governa con una breve parentesi da circa 10 anni non ha, forse non ha fatto quello che era utile fare, però questo fa parte della polemica politica che non mi interessa. Devo dire che però è arrivato il momento di prendere cose dalle fondamenta e di rovesciarle. Piccoli interventi di passamaneria, se mi permette, non servono a niente. Aumentare i posti carcere, a parte non sappiamo bene quando saranno costruiti, ma non cambia niente perché resta il carcere la misura centrale. Invece il carcere deve essere la misura soltanto per le cose particolarmente gravi. Quindi la proposta, diciamo, dell'opposizione dinanzi a quella che è un'emergenza, perché sì, è un'emergenza, sì, non soltanto per le ragioni che abbiamo detto, ma anche perché ci sono tanti malati, sì, in carcere e poi ci sono tante persone, certo, in attesa di giustizia, qual è? Cosa invece, fare nell'immediato? Invece del processo breve, per esempio, si individuano una serie di sanzioni in libertà, per esempio servizi per la comunità, servizi ospedalieri, servizi di ogni genere per la comunità, come pena per chi ha fatto reati non gravi. Credo che cose di questo genere siano molto più utili e importanti. E tra l'altro una cosa di questo genere significa anche risparmiare, insisto su questo punto, risparmiare un sacco di soldi perché, certo, queste pene non costano. Parliamo della situazione politica. Abbiamo detto che dopo l'incontro di Villa Campari l'orientamento è mandare avanti il governo. Quindi in qualche modo si dovrebbe riallacciare anche il dialogo con i finiani. Ecco, in questa situazione cosa fa il PD? Ma innanzitutto guardi, io ho l'impressione che siano rapporti difficilmente ricucibili, perché alla radice del dissidio ci sono due concezioni diverse del partito politico. Il presidente Berlusconi ha l'idea del partito carismatico, senza regole con un capo. Il presidente Fini ha l'idea del partito democratico con regole, quello tradizionale. È chiaro che questi due concetti prima o poi sbattono tra di loro. Quindi io non so se riusciranno. Seconda questione. Quindi lei tra coloro che ritiene che le elezioni siano solo rinviate? Ma non so, io spero di sì, spero che si facciano le cose che servono al Paese, però vedo che c'è questo conflitto difficilmente componibile anche qui sui fondamentali, su che cos'è un partito politico, questo è un dato. E inoltre io devo dire che ho trovato un po' singolare che per un lato si dice se cade il governo bisogna votare punto e basta, perché la maggioranza deve essere quella che è stata eletta, benissimo. Ma allora per quale motivo si fa la corte a Pier Ferdinando Casini e al suo partito che era l'opposizione ed è stato messo all'opposizione dal voto degli elettori? Vuol dire, come dire, che questi principi sono un po' elastici, li si usa quando servono, quando serve si dice se cade il governo si va a votare, però contemporaneamente cerca di fare un accordo con Casini che però era l'opposizione. Allora io dico questo, noi dobbiamo innanzitutto cambiare la legge elettorale, questa legge elettorale è una vergogna che consegna il potere che dei cittadini di scegliersi il proprio parlamentare alle oligarchie di comando di tutti i partiti, ripeto di tutti i partiti, questa è un'indecenza. Allora un governo che comunque cambi la legge elettorale secondo me rende un grande servizio al Paese.